La stenosi degenerativa lombosacrale è una patologia del tratto appunto lombosacrale della schiena dei cani. È caratterizzata da dei cambiamenti sia della parte ossea, diciamo, che della parte nervosa del tratto di colonna. Si ha principalmente una estrusione del disco tra L7-S1, quindi una fuoriuscita o un'erniazione del disco tra l'ultima vertebra lombare e la prima del sacro, un ispessimento di alcuni legamenti che stanno nell'area, quindi che vanno ancora più a comprimere la zona, e artrosi a livello dell'articolazione stessa. Tutte queste modificazioni insieme vanno a produrre uno schiacciamento delle radici nervose che fuoriescono da quel tratto di rachide, di colonna vertebrale. Colpisce principalmente i cani di taglia grande e di età media. Primo tra tutti il pastore tedesco e poi il dalmata, i retrievers, quindi il labrador e il golden retriever. I principali sintomi sono la riluttanza al movimento, la difficoltà nel saltare o nel fare movimenti repentini, cambi di direzione, le scale. Tutti quei movimenti che richiedono una grande mobilità e una grande flessibilità della parte terminale della colonna vertebrale. La terapia principalmente riguarda il trattamento del dolore, che deve assolutamente essere effettuato tramite farmaci antidolorifici. Altre modalità di trattamento del dolore, oltre alle terapie farmacologiche, sono ovviamente la fisioterapia. Quindi noi abbiamo degli strumenti sia di tipo manuale, quindi delle terapie manuali che noi andiamo ad effettuare appunto con l'utilizzo delle nostre mani, sia delle terapie strumentali, quali ad esempio la laser terapia, la tecarterapia, la diatermia, sono tanti nomi diversi che stanno ad indicare semplicemente delle strumentazioni che attraverso procedure e attraverso sistemi diversi vanno a togliere l'infiammazione e il dolore localizzato in quel punto. E poi possiamo avere come altre armi l'utilizzo di integrazioni come ad esempio gli acidi grassi omega 3. Possiamo anche utilizzare delle metodiche alternative come ad esempio l'agopuntura basilare e anche il rinforzo della muscolatura, in particolar modo la muscolatura, quella che viene definita core, quindi la muscolatura del tronco e dell'addome. Dei muscoli paravertebrali, quindi della muscolatura che corre di lato alla colonna vertebrale e la muscolatura degli arti posteriori. Più andiamo a rinforzare questa muscolatura e meno il cane subirà gli effetti della stenosi degenerativa.